Un allenatore di grande esperienza, soprattutto con le cosiddette squadre di provincia, riuscendo a vivere l'esperienza della Champions League con l'Udinese. Serse Cosmi, a Vibo Valentia, ospite d'onore della presentazione della Vibonese, è stato il fiore all'occhiello di una serata carica di entusiasmo. Aveva salutato l'Italia e la Serie A da allenatore del Crotone retrocedendo nel 2021, quindi l'esperienza in un campionato estero, in Croazia, a Fiume, città storicamente, oltre che geograficamente molto vicina all'Italia, ma è durata appena 10 partite. Con orgoglio, indica le sue caratteristiche di tecnico amato e stimato soprattutto nei piccoli centri, e questo spiega perché ha accettato volentieri di essere qui in questa serata di festa a Vibo Valentia. Per me non esiste un calcio di provincia o un calcio da città, calcio è calcio, dappertutto. Io ho avuto la fortuna, e sottolineo la fortuna, di iniziare la mia carriera nei settori giovanili dilettantistici e poi di allenare nei dilettanti per 6 anni, addirittura la squadra del mio paese, quindi mi sembra di allenare Real Madrid in quel periodo, ma perché nei dilettanti, nella provincia, ci sono ancora i veri valori dello sport, anche se non è più esattamente come qualche anno fa, quindi io vivo qualsiasi realtà con grande rispetto, perché so quello che significa fare il dirigente in certe categorie, quello che significa fare gli allenatori, i calciatori, quello che significa fare i tifosi, gli appassionati. Però vi assicuro, come ho detto io in una frase che poi è stata anche amplificata, io ho vinto uno spareggio in prima categoria, io insomma, con la mia squadra. Poi dopo pochi anni ho vinto con il Perugia San Siro contro il Milan, e dentro il mio cuore ho provato le stesse identiche sensazioni, e ho detto che l'emozione per fortuna non ha categorie, quindi tu ti rattristi e diventi entusiasta a prescindere da dove alleni. Questo credo che è la magia del calcio. Un'ultima domanda velocissima, in base alla sua esperienza, questa Serie A che è partita con queste prime giornate, come la vede e che prospettive immagina per il futuro? Ma la vedo che, vabbè, io ho detto che il Napoli era la più forte l'anno passato e non credo che si sia indebolita, per cui rimane a mio giudizio la squadra con più possibilità. Poi dietro ci sono le solite, Inter, Milan, più la Juve, che necessariamente dovrà fare un campionato diverso rispetto a quello dell'anno scorso, però ancora è troppo presto, eh? Non si può essere troppo depressi per qualche risultato vuoto e neanche troppo ottimismo per qualche vittoria. Ancora il campionato non è neanche iniziato. Le romane stanno arrancando. Le romane sì, sono partite non secondo quello che poteva essere il loro valore, però ci sono dei problemi che credo i vari allenatori e le società risolveranno presto.